Benvenuti ancora su Grinding Babbo, continuano le avventure, quindi welcome back dei nostri coloni spaziali, tornano a Monte Citorio City. Vediamo un po', qui abbiamo un nuovo ospite che è depresso, è un po' sciocchino, per cui lo useremo come fonte di emoglobina pura e naturale per la nostra Satan. Che abbiamo un problema di inquinamento che avevo sottovalutato, non avevo proprio capito come funzionava, quindi dovremmo ripulire un po'. Adesso qui ne ho provato, fatto uno di prova, il nostro Leta dovrebbe riuscire. Qui abbiamo una mummia di tartaruga bellissima, farà una collanina, vediamo. Quindi dovrebbe assorbire l'inquinamento in 5 ore. Non ho capito se qui c'è l'inquinamento oppure no, non l'avevo visto. Comunque, per fare una prova va bene. Generatore di meccanoidi, bellissimo. Ah, questo guarda, puoi anche resuscitare. Comunque stupendo. L'unico problema è che tu rinunci al lavoro, quindi dopo le skill non aumentano. Che cosa ho combinato? Mi ha messo il palle. Qui c'era la ganja, cioè il raccolto di ganja. Dove è andato a finire? No, che casino. Butta sulla ganja, cioè. Oh, Jesus, che incubo. Ma se uno non sta super attento, comunque, cioè. È un attimo. E poi devo trovare il mod che mi ridà le zone, altrimenti vado giù di testa. Già non vedo niente, sono mezzo cieco, quindi. Qui ha fatto il suo dovere, quindi. Qui abbiamo le piantine di oppio. Qui abbiamo. Cosa c'era? Non mi ricordo. Riso. Qui il corn è qui, il cotone è qui. Qui abbiamo la ganja, ok. Questo. Top. Qui c'è le patate forse. Ok, vabbè. Andiamo sul lupolo, giustamente. Quello più prezioso. Avremo tempo di coltivare patate. Grandirsi per questo. Non è un problema. Aumentiamo un pochino, tac. Vediamo fin dove arriva. Facciamolo tutto e non ci piace di più. Ecco, perfetto. Sì, non è precisa, non è bella come colonia, non è. Però senza i vari mod, ho installato qualcosa, però senza i mod io faccio fatica, non ho una mente razionale, per cui tanto ci tiriamo su. L'ambrosia da vendere, ottima. Poi guarda qui con le orecchie da cucciolone, da cagnolone, il capitano, ma che mito, coltivatore, lavoratore. Dunque abbiamo aggiunto, no, quello carino degli ospiti è bellino, perché ti aiuta con le fazioni, fai due soldi e al contempo. Oh, ecco. Vabbè. Abbiamo fatto un disastro. Cioè, non riesce a. Aspetta. Framework ha causato un errore mentre produceva questo menu. Va bene. Però non mi fa interagire. Cioè, la pulizia non le fa più. Va bene. Framework. C'è una cosa, fermi tutti, sospendiamo un attimo la baracca e ricarico, perché sennò disastro. Tanto è questione di un attimo. Andiamo al menu e il framework disable, a posto. Vediamo, erano tutti sul framework, per cui adesso esploderà il mondo. Vabbè, dai,
Insomma, è gioco nuovo, espansione nuova, bisogna aspettare che aggiornino un po' i mod, dopo fra 10 giorni sarà di nuovo perfetto come era prima. Allora, la nuova espansione com'è? È interessante, non è così folgorante come mi aspettavo, perché il problema è molto semplice, c'erano già dei mod stupendi. E non hanno fatto altro che prendere ispirazione dal mod. Vabbè, adesso il vampirismo, bello, ok. Originale, le varie abilità, ma sui meccanoidi, sui robottini, già il mod era buono, quindi uno la deve comprare 20-24 euro. Bah. Sinceramente, anche solo per dare 2 soldi agli sviluppatori, sì. Perché hanno venduto milioni di copie, non penso che abbiano le pezze al culo, però fa piacere comunque vedere riconosciuto il proprio lavoro. E adesso non caricherà mai più. Ok. Ah no, dipendevano tutti da lui. O no? Vabbè, proviamo. E per cui, mentre sugli altri due espansioni, ma non lo so, adesso Ideology lo prenderò prima o poi perché mi piace. Ma no, ancora? Scusate, oggi proprio non ce la possiamo fare. Allora, mods, ecco, infatti. Abbiamo visto che ci sono dei grossi problemi. Mi sembrava un po' troppo bello. Bene. Oh Jesus. No, mamma mia. Il problema è che senza animali, cioè, mancano un sacco di animali. Cioè, io quello che non capisco, prendono delle belle idee dai mod, però quelle più estreme non se li filano. Cioè. Tigri, ippopotami, oppure quelli meccanoidi strani, quelli misti, i risultati quegli incroci biotecno, cybernetici, eccetera, eccetera. Vabbè, queste sono tutte robe abbastanza semplici che si possono anche togliere. Vabbè, questi li togliamo. Indicators, Achtung. Cioè, alla fine ci sono 1 miliardo di mod che rendono il gioco perfetto. Perché i programmatori non si mettono a spulciarseli uno per uno e dire va bene, questo lo prendo, questo no, questo vi do la possibilità di implementarlo oppure no? Boh, non sono pigri, eh? Però forse è boh. Non lo so, non è neanche una questione di umiltà per dire non lo so, un ragazzo in Islanda ha fatto un mod che ha reso il gioco stupendo, però non voglio riconoscerlo. Anzi, penso che siano solo che contenti, quindi. Vabbè. Oh, ritorniamo alle nostre avventure, dai, ce la possiamo fare. Mods. Allora. Allora. Questi li ho tolti, quindi dovremmo essere a posto. No, se devo riavviare il gioco, che palle. Nel complesso però è interessante. Sicuramente interessante. Oh, ce l'abbiamo fatta. Potevano osare un pochino di più, quello sì. Allora, andiamo a caccia. Qui serve dell'ottima carne. Oh, un ciuchino. Vai a prendere il ciuchino, dai. Che non ci sia, ad esempio, l'affare che pulisce, una follia. Pazzesco, cioè, voglio dire, le hai pensate tutte, al guerriero, al facchino, eh? Però non più semplice, cioè il rumba, esatto.
tutta la tecnologia non mi fa il rumba? Vediamo. Grande, guarda qui com'è. Dai, dai, va a lavorare, capitano. No, oh, barbone, lavora. L'owning lo fa lui, quindi in realtà... Uno doveva pulire un po' questa colonia affettuosa, troppo. Vediamo un attimo la ricerca. Oh no, ha incasinato tutto. Non ricordo più. Torna al menu. Lo stesso. Un sacco di roba. Main. Fatevi il vostro pisolino e poi... Tiger! È vero! Tiger! Questo nuovo! Non ne ho neanche accorto. C'è un crafting che spacca. Artista. Come fa? Scusa, qui si è ribellato. Non ti devi ribellare, amico. Devi stare tranquillo. No, vabbè, adesso. Dagli un paio di pugni che lo stendi. Cacci una fucilata, l'ammazzi, poveraccio. Allora, robottino, guarda lì come. Vai a curare perché se non muore. Un pugno potente dalla melon. L'ho sbriciolato. Oh, perfetto. Guarda adesso come se lo... Estrae un po' di sangue, vediamo. Vediamo, manca la luce qui dentro, in effetti non è proprio bellissimo lavorare al buio, perché non mi ricordo adesso se è più lungo il processo o c'è una possibilità più alta di fallimento. Sicuramente comunque non conviene lasciarla al buio, mettere una... Oh, qui adesso scoppierà tutto il mondo. Perfetto. Su, andate a spegnere questo incendio, che si propaghi. Zona, aggiungilo, dai, che poi sennò va un casino, brucia tutti gli alberi. Pam. Allora, bisogna assolutamente che troviamo delle armi un po' più avanzate, un po' più di raggio, sennò questo fucile a pompa non ridicolo. Sì, vai, capitano, grandissimo idolo delle folle. Un po' di corn l'abbiamo raccolto. Tiger si è messo al lavoro, quindi Tiger facciamo fare cosa? Paziente, dottore no, proprio. E no, tu sei uno schiavo, quindi dovrai lavorare. Basic, ok, warden. O male, warden. Allora, tu fai queste cose qui. Allora, craft, cosa sta facendo? Va bene, Berlusconis, il craft ha 11, questo ha 4, però scusa un attimo. Vado a vedere se ha l'affinità elettiva. Learning speed. Vabbè. Senti, allora tu adesso ti concentri su craft. Anche arte, però dopo. Ok, vai. Così mi piace, bravo. Cioè, non fa le pulizie, però, sto maledetto. Fate le pulizie, cioè devo andare a prendere uno schiavo che faccia le pulizie. Bene, va bene. Non c'è problema, non fare il cleaning. Ok?
gonfia. Che pizza. Dà una pulita che è così disgustosa. Dobbiamo fare una stanzetta per questo nuovo. Ah vabbè, almeno il sangue. Dunque, una stanzetta nuova. Allora, puliamo qui. Con un po' di spazio. Riusciamo a fare... Oh, qua stanno creando tipo... Stanno creando una zona contaminata. Allora, io adesso posso portare la pompa, però... Però come fo? Cioè, devo... Devo mettergli a fianco una... Mamma mia, chi... Devo mettergli a fianco un generatore qualcosa. Fammi vedere. Psycho. Ok, pollution. Power. Dammi un power. Questo, due componenti. Tre componenti. Due componenti. Così, butta lì pannello solare, un pannello solare. Pam. Vai. Tanto di component ne ho. Fare anche questo investimento. È stato pirla a prendermi l'inquinamento. E adesso però bisogna minare pesantemente, no? C'è un amico. Dato da fare il calendario. Calendius. Non un po'. Che sto facendo? Ah, niente. Ah, ottimo. Allora. Bio fuel non è che ci interessa. Geothermal non è male. Fai il package qui. Le razioni. Sta piovendo. Ah, vabbè. Fa partire i cosi, incendi, però poi piove su. No problem. Questo? È il agri. Ok, agri. E la ganja a posto. Sento bene tutto. Allora, toxic. Mamma mia, che posto allucinante che è questo. La discarica ce l'ho per. Ok, vediamo che zone qui grow. Ok, proviamo. Un po' di roba nuova. Cocoa tree, albero di cacao, male. Le piante, tinture. Questo per ora è inutile. No, qui abbiamo meno 5. Chi è qui che non fa niente? Tiger. C'hai ragione, Tiger. Non ti ho messo niente. Adesso arrivo. Fai delle giacchetti, spolverino, un parca. Cappelli, ma vabbè, fai un po' di magliette, dai. Fai delle magliette, così intanto poi vendiamo anche qualcosa. Comunque. Qui quanta ganja abbiamo? È finito. Ma insomma, mica tanto. Abbiamo parecchie di roba. Qua? Sta facendo il suo lavoro oppure no? Dai, che sono curioso di vedere cosa combina questo. Sono messi al lavoro, andiamo un attimo a prendere. Gli alpaca. I cinghialini, belli. Dai, qua una strage. Vai, fai una strage. Sfoga la tua voglia di
sangue. Ok, abbiamo svuotato finalmente un po' la cella frigorifera. Uno se volesse pulire magari. Pulire anche qua, altrimenti ci prendiamo infezioni alimentari a go-go. Questo. Ok, calendario, cosa, non sa cosa fare? Guarda, ti sistemo subito, ti faccio scavare tutta questa montagna. Andiamo, quindi via. Così, headshot al tacchino, boom, cervello spappolato. Tiger, vediamo Tiger come lavora. Vediamo. Hai fatto un puor. Vabbè, poverino, è ancora all'inizio. Qui cosa abbiamo? Dobbiamo fare un po' di. Un po' di elmetti, ad esempio. Qualche elmetto per non prenderci delle fucilate in testa. Mi stiamo andando bene. Allora, vediamo qui se c'è qualche animale pronto da. Beh, il mega slot. Bello. Dà anche tanta pelliccia. Allora. Dai. Vediamo se ce la fa. Ok. Oh. Vai, scappa. Perché è lenta, scusa? No, non è vero. Aiutami. Aiuto. No, sta morendo. Aiuto, andate a salvarla. Che cavolo ho combinato? Porca trota. Dai, presto, fate combattere l'animale. Ah, mamma mia. Scappa. Uff. Vai. Vai a curare. Mettiti a letto. Oh, Jesus. No, sporca tutto di sangue adesso. Pirla. Cosa fai? Mettiti a letto, mannaggia la miseria. Se no, che feeling. Scusa, eh? È morto in 3 ore. Fammi capire. Perché non la curi? Ma che pirla, 2 ore. Vediamo se ce la fa. Se il capitano riesce a fare il miracolo. Capitano, go, dai, che ce la fai. 100%, capitano number one, capitano, dai, capitano. Sì, il capitano fa salvataggio dell'anno. Tutto per una specie di piccolo animale inutile, serve una mazza. Però bella così, eroica. Mi piacciono queste cose eroiche. Questi momenti epici. Troppo banale la vita, altrimenti. Se non la metti in pericolo, perché non capisci cosa puoi perdere. Non la apprezzi. Bella lì. Dai, dai una pulita là. Beh, sì, per un maniaco della pulizia. Scendo. Finisce poi che qualcuno ti prende a botte, eh? One, dai, uno contro uno. Beh, anche strafatto. No, la tolerance.
No, non è è uno violento. Lui dice: no, non fate a botte. No, l'ha menato! Cristofero. Andiamo. Il grande statista arriva. Dice: basta, basta. Pa, pa, pa. Dai, così. Salva, salva tutti. Mamma mia. Riempito di botte proprio. Sfasciato. Uno sfasciume incredibile. Oh, però va a salvare sta gente, dai. Portali almeno a letto. Visto come è messo. Sono preso dei gran pugni nella schiena. Ha fatto il non violento. Andate a tirare su sto qua. Dai, dagli da mangiare, vediamo se è ancora vivo. Chi è qua un dottore? Doctor, non ci sono. 0, 1, Tiger, 3. Sei un grande Tiger. Pensaci tu. Lo sfigatello della colonia appena arrivato. Puoi fare un grande numero. Dai, devi poi fare un bendaggio, ce lo puoi fare. E vai. Idolo. Così dal nulla. Boom. Boom boom boom. Shakalaka. Stiamo andando un po' alla deriva, sì, alla deriva, direi proprio alla deriva. L'unico modo per definire la gestione di questa colonia. Oh, bravo, curati da solo così sei a posto. Senti, facciamo un altro di questi meccanoidi. Una trombona, giusto così per... Fai un subcord, per favore. Comatoso. Capitano, dai capitano, su, devi curare anche gli altri. Refrigerated, un attimo. Perché? È arrivato il caldo? Minchia, ma cioè io non mi accorgo dello scorrere della stagione, ma mi sembra molto più veloce. Yak. Oh, ma c'hai qui la roba, ma mangiatela. Curalo e dagli qualcosina da mangiare. Tu continua qui a mettere a posto, a scavare, vedere se tiriamo su qualcosa. Wildlife. Vai a prendere sti bei mafalo che poi mi rivendo, pure li ammazzi. Sono pluscio molto. Anche gli alpaca, dai, cattura tutta sta roba. Beh, la vulpina è bella. Troppo carina. Ok. Siamo tornati al lavoro, efficienti, bravissimi. Un po'. Da mangiare. Cosa stai facendo? Fai da mangiare tu. Prepara il cibo. Sto pensando alla cucina, cioè. 43. Allora, vediamo un attimo. Qui una tromba per riprendersi dalle botte. Giustamente la terapia, una terapia, come si dice, antidolore, un po' di antidolorifico. Siamo a posto. Resting. Vabbè, una pulita, dai. Bisognerebbe anche fare il subcore così magari. Abbastanza disgusting. Una bella pulitina. Su. Bravo. Tutti a posto. Questa è la camera della Melons. La vogliamo pulita in ordine. Straordinaria. Allora. Vediamo un attimo. Va bene, dai. Sì. Buono.
abbiamo delle armi un po' più serie. Allora, adesso cosa facciamo? Una cameretta. È una cameretta tutta così grande per lui? Un po' troppo. Vabbè, senti, dai, tienitelo. Crepi l'avarizia, guarda. No, dopo sono gelosi. Chi è uno di vecchio corso? È il capitano qua. Oh, Tiger, poraccio, cioè, dorme qua per terra come un barbone, voglio dire. Ah, questa di... Satan 4, ma che cazzo fai? Letta invece ha preso, cioè l'età, oh, c'ha una fotta di fare della, fai un po' di battelli, minchia combinate. Lo so, voglio di uccidere. Adesso andiamo in spedizione, dai. Andiamo a menare le mani. Quest'orso? Secondo me ce la può fare, eh. Io ho fiducia. Oh, aspetta un attimo. Qual è la percentuale? Però 30%. Dai, è tuo. Go. Vai, 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 fa il numero. Un diplomatico come te. Perfetto, sì. Dai, 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 venite ad aiutarlo, che l'orso è cattivissimo. Ammazza tutti dopo. Oh, scappa, 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 scappa. Scappa, scappa. Ma dove stai andando, deficiente? Su, gioco di squadra. Pim, pim, pim. Perfetto. Perfetto. Perfect. Uno vada a salvare questo povero animale. Captain. Di Miaio. Creato il panico. Panico totale. Non è stata una buona idea. Per niente proprio. Andiamo. Tento in tuo calendario. Attenzione. Il suo amato lo vuole curare lui, dice, ti curo io, ti bendo, ti sistemo, ti rimbocco le coperte. È il capitano di terra, rattoppa qui. Sta andando via. No, non andare via. Allora, pensiamo alla cameretta qua del capitano. Quindi, furniture. Allora, letto royal. Vuole un royal per il capitano. Nessuna construction 8. Stiamo bene. Fai un double king. Questo. Poi mettiamo ovviamente una cassettiera. Tavolino. Tac. Sei bellissimo. Allora adesso bisogna iniziare a pensare a fare arte. Grandissimo. C'è qualcuno che sta producendo delle magliette o no? Qua ancora delle canne, va bene, perfetto. Canne, magliette, la produzione. Poi adesso dovremmo iniziare a produrre roba un po' più seria. Questo ovviamente adesso da rompere il Barones. Lasciare così schifosamente sporco. Sto poraccio qua. Qualcuno gli dà da mangiare a sto desperato? Sono... Allora, vediamo un po'. Ma se gli tagliassi tipo l'altra gamba, così non si muove più. È successo? Vabbè, sei qui. Ma cosa fai? Come osi?
Ah, proprio te le vieni a cercare, dai, cioè. Tiger, forse è ora di scappare, eh? Perché tu hai una fucilata. Pam pam pam, in face. Dai, mettilo lì. Curalo, cosa vuoi che ti dica? Incapacitato. Muore, fra 14 ore muore, quindi se qualcuno volesse degnarsi di curarlo. Ah, eccoci. Allora, quante ne abbiamo di trombe? 223, Manhunter Pack. Oh no! Yorkshire Terriers. Così carini. Maledetti cagnacci. Scusa, perché non va? No, che palle. Vabbè. Vediamo un po'. Allora, tu vai qua a combattere. Dagnati la tua pagnotta. Se poi mi arrivano da dietro, non so che fate. Bello, boom. Fantastico. Andate ad aiutare, ma non so se mai. Ma il robottino non ce la fa da solo. Infatti era meglio. No, lasciate stare quello, lasciate stare i miei robottini. E non riusciamo a distruggere due cagnolini. Brava, cioè. Tu vai a prendere i tuoi figlioli. I figlioli meccanici cybernetici. Bello però, dai, figata questi cosetti qui. Ok, oh, ma qualcuno vuole? No, più che altro perché l'orso c'ha una bella pelliccia, non vorrei rovinare. Vedi anche i cagnolini, che facciamo bistecche di cagnolino, che sono... Gli hamburgerini non sono male. Butchering. Però, vai, se vai a prendere questo... La pulisce anche. Bello. Questa qua ha bisogno di fare il suo riposino vampiresco? No. È ritornata in forma splendida. Quindi adesso ci serve una camera per Tiger. Perché Tiger? Sei fuori, la camera del capitano. Sei fuori. Oh, ma vattene via. Che osa questo buone. Oh Tiger, scavati dalla Manx. Sei del capitano. Tiger è il capitano. Sta facendo qualcosa. Due ore, dai, ce la fai. Tiger, hai rotto. Allora Tiger, ti facciamo una stanzetta di qua, così, perché B
robottino. Bravo robottino, penso. Il capitano, va, com'è generoso che va a curare i propri compagni. Andiamo. Allora facciamo una cosa, facciamo una discarica abusiva, onorifica qua. Allora qua ci mettiamo niente, clear all, rotten e toxic. Sì, infatti lui li faceva, però Captain, dai una pulitina, va. Ho mangiato, ovviamente. Allora, qui ci mettiamo questo. Qua ci mettiamo. Bravo, vai nella tua stanzetta. Fai una copia. Che palle. No, i ricoglioni di animali. Nessuno pulisca, mi fa un po' imbestialire, eh? Ok. Tamarri che mi passano sotto la finestra. Ok, riportalo al ricciaggio. Ragazzini col motard, in realtà parte della family, però Tamarro comunque è. Cosa di famiglia, tamarraggine. Via. Perfetto. Lo porta a casa. Ok. Qua sta lavorando bene. Dai, fai un po' macchinario qui, va. Lontano. Il problema è che è un po' lontano. E no, non è efficientissima la produzione con rispetto al frigorifero. Tu, Captain. Qui. Vediamo proprio. Vai a consegnare queste scorie radioattive. Il capitano non ha paura di niente. No, che sfiga. Dai, lo spostiamo di qua. Spostiamo, non risolviamo il problema. Approccio tipicamente italiano. Non risolviamo il problema, lo spostiamo solamente. Non ho capito. Hai fatto questo? Non un lifter, voglio un Agriland. Agriland, capisco.
a Tigers, vado a fare, è entrato nello spirito imprenditoriale della nostra colonia. Piano, riprese con questo riciclaggio di rifiuti. A posto. Adesso lo porti qui, facciamo un giro di vendita di animali, tanto abbiamo parecchi, anche questi qui sono. Se riusciamo a riciclare tutta questa roba, ripuliamo un po'. Non è male. Il mafalo, tu ricerca. Questo non fa le pulizie. Grandissimo. Oh no. Vai, vai, vieni qua, vieni qua. Fatto pieno di roba. Vabbè, pieno adesso un po'. Esagerazione, però ci sono tre medicine. Non male. Berli. Vai, va pure anche qua. Intanto un mattatoio. Tiger in defesso, lavora giorno e notte. Questo qua com'è? Ancora vivo? Tra un po' si vorrà. Ok, adesso può. Può camminare, quindi dobbiamo stare attenti. Vediamo. Vabbè, prison break tra 42 giorni, direi che anche perché qua è devastato. Direi di prendergli un kidney, non ne dite? Sì, dai, prendiamogli un kidney. Capitano, quando si sveglia può tornare all'opera. Allora, dobbiamo fare la sala della birra. Patatine qui che riescono bene, però la sala della birra ce l'ho. No, dopo mi fa ombra e non cresce, che palle. Sono più stretto. Poi qui mi fai la porta. Costruzione così abusiva, stupenda. Tanto Luscones dopo un condono arriva, quindi non c'è problema. Si fa qualsiasi cosa. 3 hours. Dai. Dai, il topo sta qui, diventa, come si dice, un X mouse. Quindi qui abbiamo la production. Possiamo anche pescare. Ok, questo è a posto. Questo non sarebbe male. Intanto mettiamoci a fare la birretta, per cui drag ce l'abbiamo già. Ok, e questo, perfetto. Dove ci piazzi due belle seggioline,
sedia, tac, sediolina, tac. Qualcuno taglia gli alberi, per favore. Se qualcuno volesse tagliare, mi facesse la cortesia, yes. Ok, questo è fichissimo. Poi è piccolo. Quando passerò a quelli un po' più consistenti. Chi è che non ha la casetta? Chi non ha una stanzetta? C'è l'età. E qui è una specie di loft comune. Dorme male, poraccio. Vabbè, intanto pensiamo a questo. Un attimo. Beh, qui gli alberelli sono buoni. Molto buoni. Vai. Allarghiamo un po' il business. Uno ce la fa oppure no? Vediamo un po' cosa possiamo fare. Box bomb launcher. Cos'è questo? Wow. Bello, può controllare un meccanoide in più. Ok, allora. Bella sta cosa del tossico. No, la cosa che mi ricorda questa espansione è quel cartone di quella ragazzina che diventa un giaguaro gigante, viola, fucsia. Bellissimo, tra l'altro, bellissimo. C'è Carlo Magno che è il macaco gigante, che si scopre poi alla fine che è fratello. Bello, bello, bellissimo quel cartone. Elko, oh, non mi ricordo. I neuroni ormai non lavorano più, però vabbè. Allora adesso passiamo alla produzione. E la teniamo temperatura perfetta, la fermentazione bassa, birra più un po' più acida, verde come sapore. Birra provata a farla a casa, mi piace molto, ma non è venuta proprio bene. Non è un'operazione così elementare, ma come? Sono i kit, c'è cioè tutto quello che vuoi, ci sono miliardi di luppoli, te la puoi fare con sapore. Preferisci? Sì, però il livello di pulizia di... non è così semplice mantenere. Oh no, adesso muoiono di caldo. Passive cooler. Outdoors 17, cioè adesso c'ho anche la stufetta accesa. Wave. Vediamo un po'. Sta esplodendo. Cercate di sopravvivere, ragazzi. Adesso siete a letto. Vediamo un attimo. Beccati sto passive cooler. Posso estrarre? Sì, vai, vado a prosciugare. Intanto stiamo studiando, molto bene. Tiger, se ti vuoi svegliare, senza
fretta. Vestiti, asce, asce sola. Vabbè, adesso poi i vestiti, vediamo. Berlusconi, codina da babuino, ci penso io. Vediamo. Bravo. No, serve almeno 5, quindi ci voleva il Berlusconi. 3 component. Oh Jesus. Come 3 component? Ah, ok, se lo fa lui. Va bene. Easy. No problem. Stiamo raccogliendo. Il capitano, come al solito, lavora alacremente. Cos'ha questo? Morto? Morto o vivo? Vabbè, adesso il pericolo di morte non c'è. Allora, qui cosa abbiamo? Qui non abbiamo niente di interessante al momento. Satan? Cosa sta facendo? Boh, calendario. Qui adesso questo lo fa automatico. No, non ci sono più i... Questo almeno mi darebbe un zero. No food. Oh, oh Jesus. Plant cut. 4. E qua non scaramellare, dai. Vediamo se ce la fa. Anche Rascal il castoro, bello. No, il brucione. Un po' cosa riesce a combinare. Questo calendarius. Dai. Fai un po' di bacche. Oh yes. Un altro meccanoide, perfetto. È lì. Come no food, rincoglionito, è qui. Sei proprio un po' sciocco però, eh. Cioè non è che ci vuole un genio, è lì. Solo perché non è in magazzino, te non lo prendi. Cioè. Ma poi c'è. Non sai neanche raccogliere 2 mirtilli. Tu vai nella cella frigo, va. Vabbè, prendili. Non so. Dai.